Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Siamo qui di nuovo su Nightwood, pronti a continuare la storia. Avevamo appena sconfitto Drakeson e adesso dobbiamo passare avanti. Entriamo e vediamo che cosa succede. Siamo ad Alta Guardia. Il nostro obiettivo sarà di sconfiggere il Cavaliere Oscuro, quindi dovremmo arrivare qua per sconfiggere Necros il Maledetto, ma ovviamente dovremmo fare dei bei passi. Mentre ne eravamo collegati, mi sono iscritto a una gilda e comunque adesso inizierà un evento che diventa molto interessante. Comunque adesso faremo qualche match, poi arriviamo a Rocca della Guardia, poi andremo direttamente al combattimento con Necros, a meno che non ci sia qualche evento particolare. Facciamo subito il primo incontro. Ok, qua ci sono i non morti e vediamo che cosa succede. Oh, da qui in poi le cose si faranno più difficili. Ecco un consiglio da cavaliere a cavaliere: cerca di scegliere armi ed eroi adatti al tipo di nemici che stai per affrontare. Ok, difatti qua ora ci consiglia di cambiare le cose. Alcune armi riceveranno bonus se usate contro certi nemici. A quanto pare ora dovrai vederti con i non morti. Difatti utilizzeremo questa spada qua. E stessa cosa ci sono gli eroi possono essere coriati nello stesso modo. Ovviamente noi non abbiamo più un altro eroe per il non morto, quindi comunque selezioniamo uno random. Ora scegliere eroi giusti può fare la differenza, non dimenticare che puoi anche migliorarli. Certo, dopo questa intro possiamo iniziare il combattimento. Dovremmo salire un po' di livello per poter migliorare le nostre armi. Comunque adesso cercheremo di evocare qualche altro eroe per i non morti. Eccoci qua, pronti. Primo turno, attacchiamo. Fa male la spada qua, già a livello 7 contro i non morti. Vediamo, sono molto curioso di utilizzare anche i nuovi poteri dei nuovi eroi evocati tramite i cristalli. Allora proviamolo subito. Anara adesso mi dà mi ha dato un po' di energia. KO, doppio KO. Adesso, anche se così aumenta la furia, ultima ondata dove dobbiamo cercare di utilizzare il guanto per poter usare Anara con il suo potere. Infatti adesso sarà molto più difficile. Ora cerchiamo subito di magari di dare un po' di vita con Anara. Poi utilizziamo il guanto e utilizziamo appunto Anara per usare la sua mossa soluzione solforosa. Sì, è molto importante avere gli eroi giusti perché possono fare differenza per vincere. Vedete, adesso sonaglio mortale. (Ride)
Ok. Resta l'ultimo arciere che in realtà non è che dà molto fastidio. Abbiamo vinto l'incontro. Prendiamo 300 di esperienza e andiamo avanti. Ottime ricompense. E si prosegue. Ovviamente dovremo avanzare ancora un po' e magari tipo arriviamo, quando arrivo a sbloccare glielo faccio vedere. In questo momento dunque ci vediamo una volta giunti al portale. Eccoci qua ragazzi, come promesso siamo arrivati al punto in cui abbiamo sbloccato i due elementi e vediamo qua questo. Allora, qui c'è il santuario degli eroi, qui invece abbiamo il portale e ci siamo arrivati. Ovviamente per sbloccare il portale in linea teorica noi dovremmo lavorare con la gilda e vedete qua ci sono tutte le missioni. Sblocca il portale e ottieni 10 punti. Per sbloccare il portale noi fatti strada e ovviamente siamo arrivati qua e dobbiamo lavorare appunto con la gilda, che la gilda ti aiuta nelle varie missioni. E qua da questa parte siamo intanto quasi arrivati al punto. Poi di qui ci sono altri elementi della mappa su dove possiamo andare comunque a combattere le caccia. Qua ci sta da liberare qualcosa, poi lo faremo. Però ci tenevo appunto a far vedere questa cosa qua. Adesso proseguiamo con un'altra battaglia per arrivare poi ad incontrare il nostro avversario. Adesso ci vedremo direttamente lì. Siamo pronti a combattere contro il nostro nemico, Necros il Maledetto. Ma prima di iniziare la battaglia volevo farvi vedere uno degli eroi che ho sbloccato dalle casse. Eccolo qua, Logan il lupo. È un eroe leggendario, quindi è veramente il primo leggendario che sono riuscito a sbloccare, oscuro guerriero. Attacco archeri della notte, luna piena. Ma adesso prepariamoci al combattimento contro Necros. Allora, adesso preparo e ci vediamo direttamente in campo di battaglia. Eccoci quasi pronti al caricamento. Costa Oscura, Alta Guardia, la sfida contro Necros. Ok, è il mio turno e posso iniziare. Subito cerchiamo di caricare quanto più possibile la stamina per il guanto. Anche perché adesso sarà una battaglia molto complessa. Per cui noi dobbiamo cercare senza grandi possibilità di dare una reazione al nemico. Ok, sono due fasi di gioco, quindi dovrebbe arrivare adesso. Eccolo lì. Ed è protetto per bene. Noi adesso aumentiamo in questo modo qua, di modo da poter avere la possibilità di intanto subire meno colpi, poi secondo di poter giocare forte. Allora, io, ecco, ci sono gli arcieri, che quelli danno fastidio e devo quanto più possibile caricare. Adesso usiamo il guanto e utilizziamo, cercando di ustionarli, usiamo Anara, vediamo se riusciamo a ustionare gli avversari. Sì, tre turni e ovviamente sono quasi tutti messi KO. Allora, è andata quasi la mia armatura, i due arcieri sono rognosi, però uno va a KO intanto. Adesso cerchiamo subito di
ancora di usare colpo pugno e poi adesso possiamo attaccare Necros. Hanno fatto un bel colpo. Allora, questo può dare fastidio. Utilizziamo innanzitutto la Nara per poter recuperare un po' di energia. Poi attacchiamo. Buon colpo. Usiamo Ash per cercare di ustionare, aumenta la furia e siamo quasi a un buon punto di battaglia. Adesso cerchiamo di chiudere l'incontro con il pugno KO e vittoria. Saliamo anche di livello e andiamo quasi a livello 11, cioè quasi no. Per cui ottima vittoria questa. Vediamo che cosa otteniamo di ricompense. Intanto buono, 20 monete e il gettone. Ok, abbiamo sconfitto Necros, liberato il camino per coronare l'alta guardia. Perfetto, vediamo. Utili per addentrarsi alle caverne dei mostri. Perfetto. Il Turisaz per il rango. Martello Goblin robusti, forte contro il miliziano. Un oggetto raro che non va bene, che va bene. Questa terra è governata da Lord Altaguardia. Un tempo era un cavaliere della furia come me, nonché un leader forte e saggio. Tuttavia, nessuno ha sue notizie da anni. Eccola là, la città Corona di Alta Guardia. Corona di Alta Guardia è la capitale. Un tempo era una città piena di vita, ma la chiusero tutti i visitatori subito dopo che lui scomparve. Quindi abbiamo un mistero da risolvere. Da allora il nord è diventato un luogo ostile. Miliziani spietati e feroci terrorizzano gli abitanti ed esigono tasse spropositate. Dobbiamo andare in città a investigare. Perfetto, Drexon, quindi dobbiamo fare una missione anche da detective. Eh sì, dovremmo andare a Corona di Alta Guardia, ma tutto questo lo faremo in un prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi, se vi è piaciuto il video lasciate un like, condividete, ci vediamo presto per un prossimo video. Ciao!